Conclusosi il secondo turno di Coppa Italia Lega Pro, a staccare il pass per gli ottavi Pontedera, Tutto Cuoio, Foggia, Maceratese e Matera. Queste le compagini che si aggiungono a Reggiana, Padova, Messina, Gian Erminio, Cararese, Taranto, Siena, Como ed ancora Teramo, Venezia ed Ancona. Ebbene, al degli olivi ci sono voluti calci di rigore per decretare la vincitrice tra Fidelisandria e Foggia, così come avvenne la passata stagione ad Agrigento. Dall'altra, al 21 settembre, si tratta di un 2-1 a favore dei padroni di. Casa Targate Autere. A misurarsi quindi nel turno successivo il Foggia contro il Matera ed il Taranto invece con il Messina. Ancora da definire chi tra i due club potrà giocare tra le mura amiche. Sul fronte campionato siamo alla giornata numero 13: la prima squadra a scendere in campo è il Melfi, che a partire dalle ore 14.30 ospiterà l'Arturo Valerio, la regina. E Gialloverdi verdi ancora fanalino di coda di C. I padroni di casa, nell'ultimo impegno casalingo, hanno rimediato un capo di misura per mano della Virtus Francavilla. Maranto, prossimi clienti dei Lucani di Scivoloni ne hanno registrati tre di fila. Ora è 16.30 e la Fidelissandria va a far visita al Messina. Secondo impegno consecutivo al San Filippo per i peloritani che dopo aver bloccato il Matera sul risultato ad occhiali proveranno a far bene anche contro i federiciani. Prima registrato il pareggio dello Iacovone Gli uomini di Favarin chiamati a migliorare lontano da casa con i soli tre punti raccolti in sei partite. Gli Azzurri reduci da quattro risultati utili. A seguire per la Fidelis due match consecutivi al Degli Olivi, prima Matera, poi Virtus Francavilla. Stesso orario per Monopoli Vibonese. Il Gabbiano da ultimo ha riposto nel proprio saccoccio due punti: frutto di due pareggi al veneziani contro il Catanzaro in trasferta in casa Virtus Francavilla. Appuntamento pomeridiano anche per il team di Stroppa al Marcello Torre di Pagani. Il gruppo di Grassadonia nel cartello numero 12 ha messo lo sgambetto al Taranto guadagnando punti preziosi per la propria classifica. Al vertice invece la situazione non si è modificata e sono ancora le Vespe a troneggiare in un primo piazzamento solitario. I satanelli cercheranno perciò di raccogliere il bottino pieno che manca ormai da due partite. Ultima vittoria quella contro il Monopoli a seguire due pareggi in entrambi i casi a reti inviolate dinanzi a Lecce. Thank you E al Catania. A seguire, i rossoneri avranno a disposizione un doppio turno casalingo contro Catanzaro, prima Casertana dopo. Occhio al cammino dei giallorossi. Il Lecce per il cartello numero 13 al Via del Mare affronterà il Cosenza. Anche per i Salentini, due partite per due pareggi e soli due punti. Una gara quindi propedeutica al big match dal 20 tra Juve Stabia e Lecce. Suggestiva anche l'ultima gara del mese di novembre, proposta dalla Lega Pro allo Iacovone, ed ancora il 4 dicembre sarà Lecce Matera. Da ciò l'esigenza per il gruppo di Padalino di non perdere domenica preziosi punti. Il 13 novembre, impegno serale anche per il club della città dei Sassi che giocherà contro il Fondi, quello stesso che da ultimo ha bloccato sul 2-2 i Salentini. La squadra targata Uteri vuole tornare alla vittoria, ma soprattutto a fare reti. Ad estare meraviglia è stato lo 0-0 registrato al San Filippo: erano ben 630 i minuti in cui i biancazzurri non restavano a secco di gol, ovvero dalla sfida contro il Catania. Posticipato a lunedì. Con fischio d'avvio fissato alle ore 20.30 il match dello Jacobone tra Taranto e Virtus Francavilla. I su blu visti domenica scorsa sono apparsi poco concentrati e motivati, soprattutto nel secondo tempo. Ora l'imperativo orionico reagire. Ultima vittoria per il sodalizio della città dei due mari, datata 18 settembre poi. KO o al più qualche pareggio. Gli uomini di Calabro, forti di tre risultati positivi per sette punti raccolti per un quinto piazzamento di classifica. A soli due passi dal Monopoli.